Eccoci qui, oggi non sono da solo, grande collaborazione sul canale, grandissimo ospite, oggi sono con Luigi De Rosa e insieme a lui oggi parliamo di investimenti immobiliari. Prima di entrare nel dettaglio degli investimenti immobiliari, chiediamo un attimo al nostro ospite di fare una bella presentazione. Grazie Silvio. Piacere, io sono Luigi De Rosa. Se non mi conoscete, io sono un ragazzo come tutti quanti che investe da tutta la vita. Fine. Molto semplice. In realtà ho provato praticamente tutte le tipologie di investimento, o quasi, e capito e carpito quelli che sono i pro e i contro, e da quello che sono riuscito poi a estrapolare nel corso degli anni, ho poi costruito una serie di entrate per me. Questo è il focus sul mio core business, sostanzialmente. Il tuo core business, poi Luigi, mi dicevi che pian piano passando dagli investimenti finanziari poi sei arrivato agli investimenti immobiliari, argomento che io sul canale purtroppo non riesco mai a portare perché sai, non avendone mai fatti personalmente di investimenti immobiliari, cioè può esserci un po' di teoria, ma poi è la pratica che fa tutta la differenza. Poi, Sì. piccola parentesi, la apro un secondo, vi ricordo che Luigi ha un canale YouTube in cui, come me, parla di vari argomenti riguardanti il business e la finanza personale. E quindi mi Esatto. raccomando, andiamo a trovare Luigi che, insomma, ha un bellissimo canale con tanti contenuti di qualità. Ma basta perderci Grazie. in chiacchiere così e chiediamo subito a Luigi cosa sono effettivamente gli investimenti immobiliari. Allora, gli investimenti immobiliari possono essere suddivisi in diverse fasce. Quelli che vengono portati a termine solo per speculazione, ovvero acquistare un immobile a prezzo X, portarlo ad un altro livello di valore e rivenderlo per speculare su quella che è la differenza. Ad esempio, nella mia città, prezzo medio per il metro quadro può essere 3.000 euro. Se io trovo un'occasione con un metro quadro che mi costa 500 euro al metro quadro, 1.000 euro al metro quadro e lo porto al valore di 3.000 euro al metro quadro, posso fare un 3 per su quello che è il valore che io ho pagato, investito. Quindi sostanzialmente questo è il metodo può essere definito più diffuso. Molte persone si sta diffondendo a macchia d'olio in Italia l'acquisto di case all'asta, ad esempio, per mera speculazione. Si acquista, si ristruttura l'immobile, si vende l'immobile. Fine. La seconda tipologia che può essere paragonata un po' all'investitore value Sì. in borsa, ovvero quello che acquista, ristruttura, mette a rendita l'immobile, quindi nel tempo otterrà un guadagno. Quindi lo Al affitta termine di... praticamente. Esatto, lo Possiamo dire che lo affitta. affitta per breve, medio e lungo termine. Quello è Corretto. l'investitore value. Poi c'è l'investitore grow, che è quello che va a partecipare poi alla creazione, per esempio, di un immobile. Spesso negli ultimi 2 anni si è visto acquistare terreni, acquistare licenze per la costruzione di nuovi immobili, e quello è paragonabile all'investitore grow che investe uno per guadagnare 100. Però Capito. ci vuole un'organizzazione decisamente maggiore, Ho così come il capito. day trader contro l'investitore cassettista. Sono Certo. due generi di approcci differenti. Certo. Però quello che molto spesso una persona che magari scopre anche gli investimenti immobiliari che poi negli ultimi anni stanno prendendo sempre più piede, se ne sente sempre più parlare, è un po' la paura che in realtà anche io ho, è l'investimento immobiliare, ci vogliono tanti soldi per un investimento immobiliare, quello che penso, capito? Quindi viene da dire, prendo una casa, ristrutturarla così, tanti soldi immobilizzati per tanto tempo, poi è vero che ci può essere un buon ritorno, o comunque anche un ritorno importante se si riesce a prendere poi a sotto costo, però la domanda che io mi faccio, secondo me molti che si interessano, ma poi dopo non lo fanno mai, è ci vogliono tanti soldi per fare un investimento immobiliare. Tu cosa rispondi a questo? Allora, è vero come non è vero se spendere tanti soldi come ne puoi spendere pochi, perché ci sono una serie di opportunità che si possono sfruttare. Si può sfruttare l'opportunità di un immobile scontato, per esempio qualcuno che ha necessità di liquidità e quindi lo vende sotto prezzo, magari non 500 euro metro quadro su 3.000 di media o 2.000 di media, però anche 1.000 euro al metro quadro.
in base alle necessità del venditore. Altre opportunità possono essere le aste immobiliari, ma sono molto complicate e in quel caso non si può usufruire di, ad esempio, con semplicità, di mutui. Perché il mutuo, come ben sappiamo, per l'ottenimento passano dai 30 ai 60 giorni per avere i soldi sul conto. Poi si necessita di far ispezionare ad un garante della banca affinché l'immobile venga valutato per quello che noi richiediamo, e quindi il mutuo è molto più complicato da attuare per l'acquisto di un immobile all'asta. Molto più semplice se una persona già ha tanti soldi e quindi ha un buon rapporto da correntista nei confronti della banca e ottiene un mutuo svincolato da quello che è l'immobile. Quindi fanno un mutuo alla persona e non un mutuo all'immobile. In quel caso, anche se non hai i soldi, puoi acquistare un immobile, ma è un po' un controsenso questo esempio, perché per avere accesso ad un mutuo svincolato devi comunque avere garanzie, quindi non è accessibile a tutti. Mentre invece, ad esempio, può essere una buona occasione quella di partecipare all'ultimazione della costruzione di un immobile, o partecipare poi alla costruzione di un immobile. In giro per l'Italia, non so se conosce ad esempio le piattaforme come Rendimento Etico, io non ci investo in Rendimento Etico, però seguo Andrea Gilardoni e vedo comunque opportunità in giro per l'Italia. Mi piace informarmi e avere una panoramica a 360 gradi di tutto quello che ci succede attorno. E vedere comunque degli immobili che non sono finiti in termini di ristrutturazioni, ma che poi vengono messi in vendita e quindi ci danno la possibilità di guadagnare con un investimento immobiliare, esistono. Ho capito. Con un investimento immobiliare, in questo caso però, diciamo un investimento immobiliare più modesto, dato che noi partecipiamo. Sì. Quindi è un po' come, non so, giusto per capire bene, è un po' come andare a mettere dei soldi in una società, magari una percentuale di soldi in una società, magari diciamo un 10% della società, e poi dopo mi torna un 10% sul valore totale dell'immobile. È questo che più o meno facciamo. Esatto. Quindi, esatto. A livello di numeri... prendi ad esempio una proprietà che conta 10 lotti, ogni lotto è un appartamento, e il 10% per l'ultimazione acquisto e ultimazione dei lavori corrisponde a, che ne so, 80.000 euro. Ok. Tu alla fine avresti un appartamento per 80.000 euro. Un appartamento... da 80.000 euro acquisto e ultimazione per 800.000 euro può essere un appartamento di 70-80 metri quadri a Monza. Ho capito cosa mi dici. Insomma, comunque, da quello che ho capito, non si parla in questo caso di investire dei 2-3.000 euro, ma comunque si iniziano a essere degli investimenti già più corposi. Se tu dovessi dare un capitale minimo da investire in un investimento immobiliare, cioè uno dice ok, un capitale minimo, con quanto partire? Secondo me si trovano delle ottime offerte in giro per l'Italia, a patto ovviamente che la persona si vada poi a spostare, quindi non sotto casa, si può partire con 20.000 euro. Ok, quindi comunque sicuramente un capitale importante, ma sempre accessibile, non si parla di centinaia di migliaia di euro. Esatto. Ho capito. Se una persona non ha la possibilità di avere un mutuo perché richiede la garanzie, con una cifra del genere può avere accesso ad un prestito. Partecipando con, come dicevi prima, magari a quei gruppi di investitori che poi dopo vanno a ristrutturare insieme un singolo immobile, partecipando in quel modo. Esatto, ti faccio un esempio pratico. All'interno della mia città, a confine tra centro e centro storico della mia città, c'è tutta un'area diroccata che però pian piano stiamo acquistando noi imprenditori della città a prezzo scontatissimo. Gli immobili sono dei ruderi, però noi li portiamo comunque ad un'altra qualità, su un altro pianeta, e quindi alla fine l'immobile aumenta di valore. Un immobile pagato 30.000 euro può tranquillamente arrivare a valere 100.000 euro. Ho capito, perché poi dopo c'è tutto il lavoro dietro di ristrutturazione, esatto. Quindi naturalmente mi viene da dire, rispetto a un investitore finanziario, quali magari sono molti quelli che ci stanno guardando, che compra un titolo e poi dopo... cioè, nel pratico non ci deve più pensare, cioè nel senso non deve fare niente, cioè una volta di compilazione, tecnicamente no,
Invece sugli investimenti immobiliari poi si va a lavorare, si va a parlare con persone, si va a parlare, non lo so, mi viene da dire con l'architetto, si va a parlare con i muratori, si va a parlare insomma con tutto questo insieme di persone per il quale esatto. si va poi a ristrutturare, dico bene? Cioè insomma c'è un po' esatto. un piccolo team, passa un po', un piccolo team con cui si collabora e si lavora, ho capito? Sì. E ti faccio un'altra domanda adesso che comunque mi viene, perché un'altra cosa che una persona pensa è: io facciamo che prendo il mio immobile, però a livello di tasse, di burocrazia, cioè come la risolvo tutto questo lavoro che fa sempre molta paura qua quando uno deve investire in Italia, così sempre tasse e burocrazia sono due parole che fanno venire i brividi e la gente poi dopo dice piuttosto sto fermo. Come la gestisci questo negli investimenti immobiliari? Allora, quando si parte, quindi quando partiamo da zero, acquisto sì. il mio primo immobile, quindi sfrutto i benefici che lo Stato ci dà, acquisto della prima casa, ovvero sgravi fiscali per quanto riguarda notaio, registrazione e compagnia cantante. Quindi anche se si effettua l'acquisto con mutuo di un immobile più grande da suddividere poi magari in più parti da vivere e da fittare, una cosa fattibile, si può sfruttare un mutuo e quindi con un mutuo agevolato per gli under 36, come quello che è attualmente in essere, per acquistare un immobile e farlo fruttare. In questo caso, in questa circostanza, noi abitando anche all'interno dell'immobile avremmo la residenza, non pagheremmo l'IMU e avremmo anche degli sgravi fiscali per l'acquisto della prima casa. Okay. Ora, nell'altra parte di immobile, quella che non vivremmo, quella che andremo poi a subaffittare ad altre persone per breve periodo, come per esempio con Airbnb, per breve e medio periodo con Airbnb. Che tu è una cosa che fai, mi dicevi, vero? Questo esatto, lavoro di affittare esatto. con Airbnb. Esatto, molto sì. Molto interessante anche come attività poi da fare. O magari fare proprio una suddivisione delle aree e quindi effettuare poi un contratto di affitto. Ma in ogni caso, Airbnb o che sia un affitto di lungo termine, la tassazione non cambia, dato che la tassazione è quella della cedolare secca, quindi si va a pagare il 21% sugli introiti di questa provenienza. Ho capito, quindi uno paga, facciamo per fare sempre conti tondi, li faccio 1000 euro di affitto, li dà a te e tu paghi su questi 1000 euro 210 euro, giusto? Esatto, sì. Tutta la restante parte, a patto che sia un affitto di lungo termine, è a carico dell'inquilino. Quindi se c'ha da pagare un'utenza, la paga l'inquilino. Se ha da pagare delle tasse, ad esempio, la tassa sui rifiuti, li paga l'inquilino. Tutto quello che in questa era lo pago l'inquilino. Se invece io andassi ad affittare a breve termine, in quel caso pagherei tutto io, ma avrei un guadagno nettamente maggiore. Certo, perché fai pagare chiaramente un prezzo superiore, quindi diciamo che un po' cerchi di far rientrare il tutto nel prezzo che paga poi sì. dopo. Se una persona si affitta una delle mie stanze e l'affitta con la formula del bed and breakfast, ovvero sta una settimana, faccio un esempio, sì. Può pagare su base mensile anche bassa stagione 1500 euro. Se fa una settimana, poi rinnova, poi rinnova, poi rinnova, sta quattro settimane e quella che è la quota che va a pagare sul periodo dell'intero mese sono tranquillamente 1500 euro. Mentre invece se una persona mi dicesse una delle tue stanze la vuoi affittare a lungo termine, a quanto l'affitti? Se sei fortunato nella mia casistica con i valori degli immobili che ci sono qui, potrei richiedere 600 euro. Quindi capirai che parliamo quasi di un terzo. Certo, certo, comunque parliamo, cambia molto. Però tutti questi affitti di cui parliamo non sono per un imprenditore che magari poi dopo inizia nel settore immobiliare e decide di fare questa cosa degli affitti. Non diventa difficile gestire tutti questi affitti? Cioè c'è un problema, io che vivo in affitto, la prima persona che chiamo sei tu, capito? Quindi mi sì. chiedo, non è... Sì, cioè... faticoso gestire tutti questi affitti? Allora, in realtà nel momento in cui è un inquilino che sta per 4 anni di fila o c'è un contratto 4 più 4
classico residenziale o un 3 più 2, quindi 5 anni, una volta che hai registrato il contratto lui ti paga, fine, non lo vedi neanche più, in quel caso lì. Mentre invece per tutta la gestione delle stanze con Airbnb, con Booking, tutte queste piattaforme che ci permettono poi di affittare a breve termine, in quel caso sì, devi approcciarti poi con i singoli clienti, con i singoli ospiti, e quindi lì sì, è un altro guadagno, ma è un altro lavoro. Certo, è più dispendioso a livello di tempo, ma è anche poi dopo più profittevole a livello di soldi, certo, sì, capito. Tre volte tanto. Insomma, non è... In bassa stagione, in alta stagione parliamo anche di sei volte tanto. Mamma mia, cioè, quindi profitti dopo, insomma, cambia la musica, ecco. Fatto in un certo modo, ovviamente. In maniera professionale, sì. Certo. Ora, prima di lasciarci, ti volevo chiedere se immaginati di essere una persona che vuole iniziare oggi nel mondo degli investimenti immobiliari o che si vuole interessare. Qual è un consiglio che tu, che lo fai già da anni, gli daresti? Il consiglio più importante? Il consiglio più importante, a patto che questa persona abbia la predisposizione economica ad investire negli immobili, impara l'arte della pazienza. Ok. Impara l'arte della pazienza perché sì, dai il tempo al mondo, perché mi è capitato tantissime volte e conosco altrettante persone che hanno vissuto la medesima vicenda, investono all'interno di un immobile, una frazione di secondo dopo esce un immobile molto più conveniente. Quindi, morale della favola, non smettere mai di cercare. Quindi anche quando dici tra te e te, ti guardi allo specchio e dici non trovo niente, mi fermo, guardo altrove, non fermarti. Quando hai trovato qualcosa che pensi vada bene, che sia l'investimento della tua vita, comunque non fermarti, perché dietro l'angolo ci può essere un altro investimento che ti può comunque svoltare la vita. Quindi la pazienza e l'arte del guadagno sono la stessa cosa. Sono figli della stessa madre. Certo, ho capito. Quindi qui stiamo proprio parlando che per fare investimenti immobiliari, insomma, la pazienza è importante, poi dopo anche penso da un punto di vista anche del ritorno economico, perché non è che uno mette tutti quei soldi in una casa e la vende il giorno dopo o l'affitta il giorno dopo, con gli affitti rientra subito nei costi. Quindi la pazienza è un po' la chiave di volta degli investimenti immobiliari. Sì, di tutti gli investimenti. Certo, è vero, anche di quelli finanziari, lo diciamo sempre. Tutti quanti. Nel video di oggi abbiamo quindi visto, insieme a Luigi, che ringraziamo tantissimo per essere passato, cosa sono gli investimenti immobiliari, un po' come funzionano gli investimenti immobiliari e, insomma, abbiamo anche visto questi investimenti da un punto di vista burocratico, da un punto di vista dell'imposizione fiscale, da un po' tutti i punti di vista possibili. Luigi ci ha dato degli ottimi consigli, lo ringraziamo molto, vi rinvito nuovamente ad andare a trovare sul canale e Luigi io ti ringrazio molto per il valore che sei riuscito a portare sul mio canale. Grazie a te Silvia.